Rigger è un tour operator di Furci, siete appena rientrati da una visita a Octerville-sur-Mer, cittadina francese dove avete gettato le basi per il gemellaggio. Innanzitutto, perché Octerville-sur-Mer? La scelta non è stata una nostra specifica scelta, noi ci siamo rivolti a un'agenzia che si occupa di queste problematiche e quando ci hanno detto che si trattava di una cittadina francese che era sul mare, abbiamo subito accettato l'idea e abbiamo cercato di metterla subito in pratica. Quindi la scelta di Octerville non è una scelta diretta nostra, ma una scelta dettata da una situazione di possibilità che ci ha dato l'agenzia, che noi abbiamo subito accettato, visto e considerato che Octerville è sul mare e quindi molto simile su per giù al nostro paese, anche se ci sono moltissime differenze su cui magari poi ne possiamo discutere. Quali sono le finalità di questo gemellaggio con la cittadina francese? Ma la finalità è quella di dare la possibilità alla gente di interscambiare, visto e considerato che ormai le frontiere non ci sono più, ed è cosa bella, a mio giudizio, anche giusta, quella di avere a che fare personalmente con tante civiltà un pochino diverse, con modi di pensare diversi, che serve alla crescita sia nostra che forse anche loro, più nostra che loro. Secondo lei che benefici potrebbero avere i cittadini di Furci e naturalmente i cittadini di Octerville-sur-Mer da questo gemellaggio? Ma a mio giudizio è una forma di crescita non solo culturale, morale, ma anche di un interesse, potrebbe anche essere di tipo commerciale, non solo turistico ma anche commerciale. Pensiamo semplicemente a una cosa, che Octerville è un paese di 5.200 abitanti circa, e vicino a Octerville abbiamo delle cittadine bellissime come Le Havre e tante altre, dei paesi meravigliosi, in cui in pratica questa forma di gemellaggio non è rilegata assolutamente ai due paesi ma a tutta una zona. Infatti io credo che questo discorso possa essere un discorso che interessa un po' tutta anche la fascia ionica. Quali sono i prossimi passaggi che ultimeranno l'iter di questo patto di fratellanza tra i due comuni europei? Il passaggio è il seguente, intanto loro faranno una riunione con il comitato che è già costituito per dare il loro beneplacito alla cosa. Poi i primi di novembre questa proposta passerà in consiglio comunale e quindi poi si darà il passaggio definitivo, cosa che faremo anche noi, dobbiamo costituire con la massima sollecitudine un comitato e poi lo passeremo in consiglio o col commissario, il consiglio, se non mi sbaglio, noi non l'abbiamo più. Che opinione si è fatto di questo gemellaggio e soprattutto un giudizio sul suo viaggio in terra francese? Ma è stata un'esperienza positiva, gradevole, perché la cosa importante è che in questi gemellaggi le persone vengono ospitate dai privati. Io sono stato ospite per due giorni del sindaco di Octerville-sur-Mer, l'assessore Rigon è stato ospite del vice sindaco di Octerville e il nostro tour operator che a sue spese come noi è venuto in Francia è stato ospite di un altro assessore. È una cosa che per noi è nuova, in effetti quando noi partiamo andiamo in albergo oppure dai parenti stretti. Là in pratica, stando a contatto, si diventa parenti. È una cosa molto bella perché in fin dei conti ti consente di vivere dalla mattina alla sera su per giù assieme, di discutere, di arricchirti, anche perché parlare il francese non è molto difficile, basta avere un'impostazione. Io mi sono accorto che avendolo studiato qualche numero di anni fa, nonostante il tempo, qualche cosina riuscivo a dirle e a farmi capire. È chiaro che nel momento in cui parlano loro e parlano velocemente non è che ci sia una grande comprensione, però dico ci siamo arrangiati, anche questa è una cosa interessante. Però la cosa più interessante è quella, capito, la gente a stare assieme. Infatti noi faremo ora un comitato che dovrebbe consentirci, vediamo chi è disponibile, perché in pratica si tratta di pagare poi solo il biglietto, di stare 5 giorni in Francia e girare tutta una zona bellissima dove c'è stato lo sbarco in Normandia, dove a un'ora e mezza, due ore c'è Parigi, dove ci sono delle zone interessantissime anche dal punto di vista storico. Quindi è una cosa a mio giudizio molto positiva e poi abito alla gente alla fraternità, a stare assieme a discutere in maniera tranquilla. Che differenza ha trovato tra l'amministrazione italiana, furcese in questo caso, e quindi quella di francese? Cioè il loro modus operandi dell'amministrazione, se è uguale alla nostra o meno? La mia impressione è che siamo, anche là credo che il sindaco abbia i suoi problemi con qualche consigliere, con qualche assessore, c'è sempre questo modo un po', però dico, là intanto il modo di gestire la cosa pubblica è un pochino diverso, nel senso che anche il
il discorso elettorale è diverso, il sindaco non viene eletto direttamente ma viene eletto dai consiglieri eletti, lui ha una maggioranza di 20 consiglieri oltre ad avere 6 assessori, ha 20 consiglieri e la minoranza sono 7 il numero dei consiglieri avversari. Ma la vita è da tutti i punti di vista uguale, sia qua che là, in effetti con le loro problematiche, le loro cose, le strade, i problemi della spazzatura che l'hanno risolto in maniera, diciamo, ottimale, cosa che qua ancora siamo 20 anni indietro, e forse lo vogliamo essere. Ci sono tante di quelle cose che ci possono arricchire e tante cose che possono anche essere interessanti per loro. Noi abbiamo visto con l'assessore Enricone che ha fotografato i prezzi per esempio dei limoni e delle arance. Un chilo di limone costa 6 euro, 5 euro. Dico, noi abbiamo una ditta che può esportare. Vediamo un pochino. Dico, andando avanti ci può anche avere la possibilità di fare degli interscambi non solo culturali ma anche economici. E non solo turistici ma anche economici. Cioè, si parlano delle prospettive. Il discorso del gemellaggio non può essere fine a se stesso solo per fare una vacanzina gratuita. E serve a tantissime cose, per cui io credo molto in questa possibilità di scambio e spero che ci siano delle persone disponibili ad entrare nel comitato e quindi portare avanti questo discorso in maniera seria. Come dicevamo, siete appena rientrati dalla Francia. Ci potrebbe descrivere la cittadina e i suoi abitanti? Fantastica, è un posto bellissimo perché sicuramente è un ambiente diverso rispetto a quello che noi quotidianamente siamo abituati a vedere. Ricco di ampi spazi, di verde, di villette immerse nella natura, a poca distanza anche dal mare, quindi chiaramente è un posto ideale per trascorrere le vacanze, soprattutto si cerca tranquillità. Infatti la cosa che certamente mi ha colpito di Octeville è la tranquillità, la gentilezza dei modi delle persone che vi abitano, è tutto molto sereno, bello, quasi finto, oserei dire, rispetto a quello che siamo abituati a sentire e a vedere noi quotidianamente. E, infatti devo dire che sicuramente ne vale la pena ritornarci per chi già c'è stato e di andare a visitarlo per chi ovviamente lo ha sentito solo negli ultimi giorni come posto da visitare. Che cosa l'ha colpita di più da questo viaggio ad Octeville sul Mar? Ma a parte tutto quello che già finora abbiamo detto e ampiamente argomentato dal sindaco, sicuramente la cosa che devo sottolineare è l'alto senso civico di questa gente e penso non soltanto degli abitanti di Octeville ma di tutta la Normandia, per non dire di tutta la Francia. È possibile andare in giro per Octeville e non vedere una carta a terra, non sentire una macchina che suona il clacson, vedere le macchine in doppia fila è un assurdo, è solo nell'immaginario. Quindi chiaramente credo che a parte lo scambio culturale, a parte lo scambio turistico, a parte lo scambio economico, ne abbiamo tante cose da imparare soprattutto per quanto riguarda la civiltà.